Perché i giovani sono la potenza del futuro. Quindi adesso io per non fare, voi potete usare questa mezza come meglio credete. No. Prima di tutto vorrei dirvi che qui a fianco abbiamo alcune delle nostre bigotte degli alimenti e ci sono, c'è un gruppo di ragazzi a nostra disposizione per mostrarvele e raccontarvi come le abbiamo preparate. Buongiorno, siamo gli alunni della seconda e della seconda H dell'istituto di Cascola. La seconda è la seconda. Qui quando la nostra professoressa di lettere ci ha proposto di partecipare al concorso da scuola per Expo 2015. Abbiamo deciso quindi di studiare i prototipici della nostra terra, la Sardegna. Gabriele. L'idea di chiamare il progetto a Savarti è stata la professoressa Angiolini, è un'espressione che si diceva quando una persona era inaspettata e arrivava l'ora di pranzo e si condivideva il cibo per la famiglia. Abbiamo svolto le ricerche principalmente sui siti web, alcuni alunni però hanno chiesto loro aiuto, è stato più impegnativo, ma anche più bello e divertente. Per la loro organizzazione, la seconda H, non ha avuto grandi difficoltà. Un po' di emozione, di timidezza, perché voi avete fatto il progetto, ma vi tocca pure raccontarlo. Per i disegni i bigli si usano come religiosa e appartenenti a loro. Quando lei ci si dava a creare una lentina, quando non è stato raggiunto. Grandissima soddisfazione. Perché col nostro lavoro abbiamo aiutato l'UNICEF ad acquistare tantissimi kit di sopravvivenza, perché ogni bigotta realizzata è una vita salvata, e non solo. Bella, sarda, impegnativa, tecnologica, interattiva. Età dei nostri prodotti tipici sardi. Forse la cosa più bella che il progetto ci ha insegnato è imparare attivamente. We are students and teachers from the Istituto Comprensivo Sesto. Sesto is a little village near Cagliari, the capital of Sardinia. A Savarti, sit down with us, there is so before you. Who are we? We are from Sardinia. We live in a village called Sesto. Sesto is near Cagliari, the capital of Sardinia. Some year ago, Mrs.